Continuano gli incontri della scuola di formazione IPSOA. Ancora una volta in nostra compagnia il professore De Otto, nell'ambito di un laboratorio tributario che oggi si concentra in modo particolare sulla certezza del diritto, appunto, tributario. Sì, cerchiamo di approfondire queste tematiche. In realtà la certezza del diritto non esiste. In realtà ci occupiamo dell'abuso del diritto, che è una vicenda connessa alla certezza del diritto, ma in realtà abuso del diritto e certezza del diritto è una sorta di ossimoro, perché l'abuso del diritto è una cosa indeterminata e quindi si contraddice rispetto alla certezza del diritto. Però il senso è quello di andare a approfondire, insomma, nei meandri delle vicende fiscali che. Basta dire fisco, insomma, vuol dire contraddizioni, problemi, eccetera. Cerchiamo, insomma, in qualche modo di risolverli, ecco, per quanto Perché possibile. quella paura quando si nomina soltanto il termine fisco viene una sorta di sia, magari per chi poi ne potrebbe usufruire, ma sì per chi poi in realtà lo deve mettere in atto? Beh, allora, intanto occorre considerare che forse. Pagare le tasse non è bellissimo, no? Qualcuno ha detto pagare le tasse è bellissimo, forse non è bellissimo, bisognerebbe pagare le tasse giuste, ecco, questo è il senso. E il fisco ovviamente, siccome uno evidentemente deve tirare fuori dal proprio portafoglio, no? Insomma, i propri soldini, insomma, già di per sé dà fastidio, però bisognerebbe capire che effettivamente tutti siamo tenuti, direbbe, no? La nostra Costituzione ad assolvere gli oneri tributari in relazione alla nostra capacità contributiva. Ma chiaramente ci sono tante sproporzioni, forse si vuole che il fisco sia incerto per natura, no? E quindi ci sono tutta una serie di contraddizioni. Purtroppo finché non verrà fatta una seria davvero riforma fiscale, e forse non cambia, devono anche cambiare i comportamenti dei cittadini, dei contribuenti, forse deve partire dal basso. Ecco, questo laboratorio che è proprio definito una prefazione di un libro, una sorta di ribellione, no? Cioè siamo ribelli senza rivoluzione. E nel senso di ribellione rispetto a quello che c'è, ecco, in questo momento. E sul fisco ci sono forse troppe storture, Il diritto tributario al centro di questo nuovo incontro della formazione, la scuola di formazione IPSOA, ma non solo di questo, si svilupperanno tanti aspetti che poi confluiscono sempre in un tema generale, che è quello del sempre tributaristico. sì, sicuramente ho argomenti che verranno trattati oggi riguardante sia l'abuso del diritto, sia il contraddittorio preventivo, sia il raddoppio dei termini, sono argomenti importantissimi e anche di vivissima attualità. Alcuni promanano dalla comunità europea, come può essere l'abuso del diritto che viene applicato che verrà applicato dalla giurisprudenza domestica, e altri invece, anche il contraddittorio preventivo che provana dalla Comunità Europea, che già è stato fatto oggetto dalle sezioni unite della Cassazione in una recente sentenza che ha stabilito che un contraddittorio preventivo è necessario in modo tale che il contribuente venga portato a conoscenza di quelle che sono le pretese legittime o meno da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi ritengo, noi come commercialisti, come ordine dei commercialisti abbiamo accreditato questo evento, noi come ordine stiamo facendo altri perché approfondire, studiare, conoscere e informare gli addetti ai lavori è un elemento utile, se non fondamentale, per poter tutelare nel migliore dei modi il contribuente da quelle che sono le richieste più o meno legittime da parte degli organi esattori. Abbiamo iniziato prima dell'estate con una formula breve come inizio per quanto riguarda Catania e da quest'anno a livello nazionale abbiamo realizzato la formula piena. Con grande soddisfazione siamo riusciti a gestire quello che era il risultato finale. L'aula piena e la soddisfazione della platea con il ritorno dei partecipanti dell'edizione precedente. Quanto invece ai docenti e ai vari relatori che si susseguono poi negli incontri, si tratta sempre di personaggi che hanno una importanza sul piano nazionale, non solo. Sì, abbiamo avuto la grande soddisfazione per quanto riguarda,
a livello nazionale i relatori di tutto rispetto per quello che è la nostra tradizione di scuola formazione IPSOA e successivamente tutte le istituzioni locali, dall'Ordine dei Commercialisti, dall'Albo degli Avvocati, dalla Camera dei Tributaristi di Catania stanno partecipando attivamente da un punto di vista di presenza.